Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda serata del Festival Libere di Essere. Questa sala Petrassi in realtà raccoglierebbe un pubblico enorme, ma questo entusiasmo, che è sparuto ma sentito, è delle volontarie, delle operatrici e di tutte le donne che compongono Dire, l'associazione, questa rete contro la violenza che riunisce più di 100 centri antiviolenza in Italia e svariate case rifugio, che finalmente ha il suo festival. E noi siamo felici veramente di essere al servizio di questa iniziativa, di condividere con loro questi giorni e condividere anche questo lavoro indispensabile che loro tutto l'anno, non solo in questi giorni, conducono per prevenire la violenza e per aiutare le donne a uscire da questo tunnel. E siamo molto felici, ce l'hanno messa tutta, hanno fatto delle cose straordinarie, hanno chiamato un manipolo di donne valorose a parlare, a discutere in questi giorni e anche domani, scienziate, scrittrici, giornaliste, insomma, a qualunque, ecco, mancavano le cretine. E a questo ci ho pensato io questa sera. Grazie. Perché? No, grazie, no, l'applauso alle cretine ci vuole. Perché io questa sera voglio celebrare la nostra cretineria con una serata di comicità interamente dedicata alla comicità femminile, che prende il titolo da, come vedete, Vieni avanti, no, c'è Serena Dandini, ma insomma, vabbè, cretina per quanto, va benissimo. Vieni avanti, cretino, che era una famosa frase dell'avanspettacolo dei fratelli De Regge. E naturalmente anche noi abbiamo diritto alla nostra cretineria, perché io credo moltissimo in una famosa affermazione di Madeleine Albright, il primo segretario di Stato donna degli Stati Uniti, che ha dichiarato appunto che la vera parità sarà raggiunta solo quando una donna cretina potrà avere lo stesso incarico di responsabilità di un uomo cretino che invece è riuscito a fare comunque carriera nonostante la sua palese stupidaggine. L'ha detto Madeleine Albright, che diciamo di potere se ne intendeva abbastanza. Quindi è un gioco, è una provocazione, però è anche un'ingiustizia che va colmata, perché noi per essere accettate dobbiamo essere superwoman, super efficienti, dobbiamo essere praticamente dei geni, no? E basta. Allora, basta alla sindrome di Ginger Rogers, che doveva fare tutto quello che faceva Fred Astaire, ma sui tacchi e all'indietro. Ecco, da questa sera basta. E quindi, perché vi voglio ricordare anche che dietro a una grande cretina spesso si nasconde una donna troppo intelligente. Ecco, questo è un segreto. Quindi ho il piacere e l'onore di lanciare, di aprire le danze e di lanciare questa fatidica frase finalmente al femminile. Vieni avanti, cretina! Buonasera, buonasera, no. Buonasera, buonasera, no. A tutti! Un chissino, buonasera! Martina, che ci fa lei qui stasera? Non era prevista. E mi ha chiamato? Sì, no, non è che ho chiamato, ho detto cretina, ma non nel senso, non intendevo lei naturalmente, è il festival, sì, che sì. Si, la frase che si chiama, non è, è un festival, sì, e sì. Non è, sì, va bene. È una serata che dico. Sì, esatto. A proposito di questa serata, ti volevo tanto ringraziare, Serena, perché questa è una serata di beneficenza e la beneficenza è il modo migliore per far capire agli altri quanto sei ricco. No, non è questo. Non è una serata di beneficenza, è una serata dedicata alla comicità al femminile per dire che ci sono tante cretine quanti cretini, ma sì. Giusto? Sì. Non mi sembra più tanto giusto, neanche Madeleine Albright mi sembra più che avesse ragione. Comunque, andiamo. Però, prima di cominciare, fammi fare una cosa molto importante. Sì. Io vorrei ringraziare il nostro sponsor, Libere di Essere, il nuovo assortante rivoluzionario che ti permette di essere libera e di essere anche in quei giorni. No, scusate, non è così. Marco, oh, ma che vi siete messi d'accordo? Non c'è lo sponsor Libere di Essere, è il titolo proprio, no. Libere di Essere non è un assorbente. Eh no, sì, è la nuova marca rivoluzionaria di assorbenti, libera di fare quello che vuoi, libera di lanciarti con il paracadute proprio in quei giorni, libera sì. Senza ali, libera con le ali, no. Libera di fare bungee jumping con la minigonna twerkando. No. Non faccia questo, la prego. Allora, non è così, non è uno sponsor, è il nome del festival. Però lo sai che mi ha buttato un'idea, grazie. Perché prego. Vedi, lei sembra cretina, ma non lo è.
appunto, perché voglio ringraziare il Comune di Firenze, non so se dico male, ragazze, di dire che nelle 21 farmacie municipali, finalmente, per un anno solamente, speriamo che lo rinnovino, hanno tolto il 22% di IVA dagli assorbenti, perché lei lo sa che il paese Italia ha l'IVA più alta sugli assorbenti, che sono abbastanza necessari, come sappiamo tutte, e non so, 22%, pensi, è come un bene di lusso, ma il tartufo ha il 4% di IVA, non, è assurdo. Serena, però, che? Ti immagini mettere il tartufo lì in quei giorni? Vabbè, andiamo avanti, scusate, vederla così e fa un effetto, un certo coso, invece è una bravissima presentatrice, quando vuole non ridete. E a tal proposito, sì, posso presentare gli ospiti della serata? Sì, presentiamo le ospiti della serata, brava, sì. Ecco, andiamo un po' su un tradition. Allora, questa sera, bene, sarà con noi Chiara Ferragni, no, che presenterà la sua collezione di vestiti pre e post mamam. No. Poi no, abbiamo Lady Gaga, ma che ha appena girato un film in Italia, proprio sotto casa di Chiara Ferragni. Ma che c'è solo Chiara Ferragni? No, dai. E infine un'esclusiva intervista a Marilyn Monroe. Scusi Martina, le voglio dire questa cosa, una brutta notizia, Marilyn Monroe è morta. Oh. No, ma non ieri. Comunque, a proposito di Ferragni, Fedez, mi fa piacere, giovani, sapere cosa ne pensa lei del disegno di legge Zan, no? Che Fedez ha giustamente difeso. Serena, penso quello che ti ho sempre detto, che se aspettavamo voi intellettuali che vi esprimevate sui diritti civili, ci facevamo vecchi. E comunque, come ti ho sempre ribadito, noi influencer siamo i nuovi politici. Bene, non ha tutti i torti, devo dire. Lo sa. Allora, naturalmente mi spiazza. Gli ospiti di questa sera sono delle donne straordinarie, sì, sono vabbè, delle donne eccezionali, di grande talento. Sì, ma chi so? Come chi io so? Ho letto i nomi. Cioè, manco una cinquantenne col culo della ventenne. Ma che c'entra? Neanche un parente di un parente di un ospite di un reality? Ma no, c'è niente di tutto questo? Tutte donne di un certo spessore, scusi. Ah, spessore. Che vuoi dire? Tu usi questa parola perché non puoi usare quell'altra parola che non si può più usare per il politically correct. Ma quale parola? Ciccione. Ma sta dicendo, ma non è così, ma non esistono donne di spessore, donne di cultura, donne di cultura, non so se ha presente. Avranno una pelle tremenda. Ma perché? Ma perché, scusi, non perché ho capito. Perché la cultura invecchia la pelle, Serena. Ma... Esatto. Ma io... Tipo quella cosa lì, quell'attrice degli Oscar, là, la cosa, come si chiama? Frances McDormand. Come? Non me ne parlare. Ma l'attrice straordinaria ha vinto l'Oscar, anzi io farei un applauso a Frances McDormand. No. Che no, ci no, tenevo, guarda, no, era no, un no, po' che lo volevo, non avevo occasione. È andata a ritirare la statuetta in ciabatte con la ricrescita. E beh, è una donna vera. Serena, ora guardami negli occhi, sì, e dimmi, cosa c'è di bello in una donna vera? Ad esempio, tu non preferiresti essere Diletta Leotta? Martina Dell'Ombra, grazie. Grazie. Vado a studiare, sì, la scaletta. Sì. Direi di dare inizio alla serata. Tutti questi preamboli erano superflui e inutili. E adesso sta per salire sul palco una attrice talentuosa. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, con Pupi Avati, Archie Bugi, Incerti. Due volte con Scola, tre volte con Tornatore. Tutto giusto. Margaret von Trotta. Anthony Minghella, è stata candidata al Nastro d'Argento, ma non per questo non merita di essere qui presente nella nostra serata delle cretine. Da quest'anno frequenta abitualmente Propaganda Live con una serie di monologhi ficcanti e molto comici. È con noi, con grande piacere, Antonella Attini! Artlist.io. Buonasera. Mi manca il sesso. Lo so, detto da un uomo suona normale, detto da una donna fa subito quell'effetto. Ma è la verità, perché diciamocelo, noi single siamo stati molto penalizzati da questi lockdown. Gli altri, gli accoppiati in qualche modo si sono difesi, ci sono addirittura coppie che si sono ritrovate in salotto, si sono guardate e non si sono riconosciute, però insomma diciamo che per noi invece è stato molto pesante. Eh sì, e quindi a me manca il sesso.
Anche quello occasionale, che poi sesso occasionale nel corso di quest'anno terribile per me ha cambiato proprio significato. Cioè, è diventato occasionale nel senso che quando ti capita devi cogliere l'occasione, perché sennò quando ti ricapita? E comunque, si sa, i lutti, la paura per un futuro sfigurato, stimolano forti pulsioni sessuali. Nel mondo animale, una situazione catastrofica ambientale a contorno agisce sulla spinta riproduttiva dell'individuo, che ne risulta moltiplicata in magnitudo di decine di volte, ed essa si manifesta in una ricerca ossessiva, quasi frenetica, di uno o più partner atti all'accoppiamento. Capito? Non so io. È la spinta riproduttiva, meccanismo biogenetico che attiva il desiderio di sesso occasionale. Anche se a me questa espressione non mi è mai piaciuta, cioè io ne preferisco un'altra, no? Avventura, avere un'avventura. Ma sì, perché io ho proprio nostalgia dell'incontro, no? Di quel friccicorio che senti quando incontri uno sconosciuto e non sai dove potrà andare a parare la serata. Il flirtare ridarello, il caffè, l'invito a cena. E infine, se l'alchimia è giusta... Vabbè, insomma, 2 giorni fa ho conosciuto un tipo e ci sono uscita. Un tipo a posto, begli occhi, bei capelli, bella mascherina. Cioè, era una normalissima FP2, ma lui la portava con una certa nonchalance un po' inclinata sulle 23. Vi dico, addosso a un altro sarebbe sembrato uno straccetto. Vabbè, insomma, e quindi comunque qualcuno ha detto che in amore prima delle parole parla l'odore, e da lui mi arrivava un buon profumo, molto delicato, 12% acqua distillata, 3% glicerina e 75% alcol. A mucchina tappo rosso, gli ho chiesto, e lui ha sorriso, credo, perché con la mascherina un sorriso lo devi proprio intuire dagli occhi e da un lievissimo movimento delle orecchie. Sì, delle orecchie, perché ormai le muoviamo. Un anno di elastici della mascherina è stata una palestra. Io con le mie alzo quasi 2 chili, cioè prendo le buste del Conad mentre cerco le chiavi da casa. Vabbè, dicevo della cena. Siamo stati in un ristorantino all'aperto, chiaramente, molto ventilato, plexiglass divisorio, cameriere con la tuta Chernobyl, insomma una cosa romantica. Mentre aspettavamo abbiamo chiacchierato tantissimo senza capire un cazzo di quello che dicevamo, perché tra il plexiglass, le mascherine, il vento, insomma a un certo punto lui ha preso 2 forchette, ci ha infilzato dentro 2 panini e mi ha fatto la danza dei panini. Ve la ricordate quella di Charlie Chaplin, quella della febbre dell'oro? Vabbè, dai, è famosissima. Vabbè, io chiaramente ero estasiata e lui l'ha capito dalle mie orecchie e ha fatto la sua mossa. Si è alzato, è venuto e mi ha detto, da me o da te? Beh, da me, ho sanificato ieri, ho risposto io pronta, e siamo andati a casa mia. Appena varcata la porta, lui mi ha afferrato i fianchi coi gomiti, che non è facile, e mi ha spinta contro il muro e mi ha... rude, ma gentile. Io a quel punto gli ho passato tutte e 2 gli avambracci così ai lati del viso, stretto forte, lui mi ha strappato la mascherina e ha tossito! Porco, ho detto io, oddio! Lui si è scusato, mortificato, indietreggiando verso la porta. Ho detto, vabbè, no, aspetta, è l'emozione. Ho detto, l'ho rassicurato. E dai, non è successo niente. Su, prendiamoci il nostro tempo, non ti preoccupare. Poi gli ho chiesto, ce li hai i... Lui ha scosso la testa, ha detto, forse uno nel portafoglio, però è vecchio. Io ho detto, vabbè, non ti preoccupare, ce l'ho io, gli ho sussurrato. E l'ho guidato in camera. Ho aperto il cassetto del comodino e, veloce o molecolare? Gli ho domandato, veloce per te, molecolare per me? Ha mormorato lui. Beh, bello trovare un uomo che si preoccupa della sua partner, no? Ho preso i 2 tamponi, ho aperto la confezione del molecolare e gli ho detto, tu rilassati, faccio tutto io. Lui si è seduto sulla sponda del letto, gettato indietro la testa, così. Io lentissimamente gli ho tirato giù la mascherina, scoprirgli solo il naso, perché volevo conoscerlo a poco, no? E beh, io non ci faccio caso in genere a queste cose, però, insomma, lo devo dire, un bel naso, non esagerato, insomma, giusto, presente. Gli ho infilato il tampone in una narice con delicatezza fino in fondo e l'ho fatto ruotare delicatamente sulla parete retropalatale faringea. Lui ha avuto un fremito convulso e ha detto, oh, no, non famo scherzi, che è già finita la serata. Invece no, falso allarme, vabbè. Ora toccava a me. Fallo da sola, mi ha detto lui. Voglio guardarti. Capirai, io sono avvampata tutta. Non so se per l'eccitazione o per l'imbarazzo, il termoscanner che c'ho sempre sul comodino è schizzato a 37,8, ha cominciato a suonare come un'ambulanza. Io ho cercato di spiegargli, tranquillo, è stata solo una botta di calore, solo una botta di calore. No, niente,
c'è stato niente da fare. È scappato a razzo col naso nel gomito. Io ho sentito solo sbam! La porta che si chiudeva definitivo. Certo, tutto cambia. I tempi, le situazioni catastrofiche a contorno. Forse io non mi ero adeguata al cambiamento. Ma l'erotismo ha infinite declinazioni e noi in vita ne sperimentiamo solo due, te i più audaci tre. Ma insomma, tempi di scarsità come questi bisognerebbe uscire dalla propria comfort zone sessuale. E lì ho avuto l'epifania. Là fuori è pieno di ultra ottantenni vaccinati, un'intera regione bianca di partner candidi come pecore, soprattutto immuni. La famosa immunità di gregge finalmente aveva un senso erotico. Il sorriso era tornato sul mio volto. L'avventura era appena cominciata. Allora, non fate quella faccia, perché, a parte che è offensiva, vi trovo anche un po' conformisti e vi ricordo che Charlie Chaplin ha 80 anni. Oh, ancora gliela mollava. Valentini! A Liberi di Essere! Grazie! Ti volevo dare una di gomito, mi sei scappata! Siamo tutte tamponate, stasera, super tamponate! Allora, surreale e stralunata, il suo è uno stream of consciousness comico, un flusso ininterrotto di pensieri in cui non possiamo che rispecchiarci. Da 2 anni anima il blog satirico Cuoro, da cui ha tratto il suo ultimo spettacolo, dove fa un'analisi accurata di come la letteratura ci ha massacrato la vita. Invito sul palco Gioia Salvatori! Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Ti senti? Buonasera, sì, benissimo. Sei benissimo. Libera no, di essere? Sì, sono liberissima di essere. No, dico, che cos'è la formazione di un individuo, la formazione di una donna senza il discorso sui sentimenti della donna, per la donna, con la donna, nella donna, sulla donna. Una vorrebbe essere lasciata in pace, 10 minuti invece no, sulla donna, nella donna. Noi siamo pieni, pieni di racconti, pieni di archetipi nella letteratura, di modelli femminili, di persone che vediamo agire dentro a delle trame d'amore. Questa sera ne analizziamo insieme uno. Personaggi femminili scritti da uomini che ci inducono alla psicoanalisi. Madame Bovary. Allora, Madame Bovary è la storia della signora Emma, una grande agitata dell'Ottocento, che siccome nella vita solo è spolvere, spazza, e stira, e lava, e fai la pummarola, e cambia il catetere a papà, essa Emma, appena qualcuno la guarda un po' carinamente, a lei gli pare di aver vinto il Superenalotto. Comunque, passa oggi, passa domani, Emma si vuole sposare, prende e si marita presto con Carlo, di cui acquisisce il cognome diventando Emma Bovary. I due all'inizio tutto bene, ma siccome il povero Carlo la ama e quando sta male la consola, quando sta bene la festeggia, essa Emma prestamente si scoccia di lui e decide che gli rende la vita un inferno. Qua già a pagina 5 si capisce che butta male. Guarda, guarda, senti, senti, senti che destino ranocchio che gli fa fare Flaubert alla nostra povera Emma. Senti, no. Insomma, la vita di Emma va così e i due, dopo che per i capricci di lei hanno cambiato casa 10 volte perché al paese suo ammazza che noia, nel paese vicino mi viene l'angoscia, nella città in accanto sono tutti cafoni, questi prendono e si stabiliscono in un altro paesello un po' più grande dove fanno questa figlia brutta, no? Che ci fa venire in mente, sai, certi mostri, certi gufi impagliati sulle mensole sopra il camino nella casa di campagna, no, dico per dire. Comunque, arrivati al paese, Emma inizia a darsi a certi flirtarelli con tutti quelli che le passano innanzi, e prima uno, poi l'altro. Alla fine lei si innamora del peggiore di tutti, un grande classico della donna oppressa, il bugiardone. Allora questo bugiardone di nome Rodolfo le fa una corte spietata. Lei all'inizio fa la ritrosa, ma poi siccome lui le regala le albicocche e i nastri, il folletto ultimo modello, lei si invaghisce e comincia tutta una giostra. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est... Je t'aime, Rodolphe! Portami lontano, no, vicino!
vicino. No, più a destra. No, più a sinistra. Oh, per quanto non mi comprenda, mi ammazzo. Ah, mi ammazzo, mi ammazzo, mi ammazzo. E d'altra parte si capisce. Questo umore da sterminatrice ci pare anche giusto. La cristiana è costipata nella libertà e trova nell'amore adultero un po' di soddisfazioni, almeno della carne. Dunque, Madame e Rodolphe si amano, ma quando si ripromettono di scappare insieme nel tentativo di costruire ulteriori nuclei disfunzionali, il bell'imbusto col cavolo che si presenta all'appuntamento le manda un cesto di frutta con dentro una lettera con scritto «Ciao, ti volevo dire che ciao». Poi dici il modello femminile, l'archetipo, la narrazione, quanta serenità, quanta tranquillità. Uno la prossima volta apre un bel libro di matematica applicata, magari due risate alla fine te fai. Comunque poi io voglio dire, Robert, tu dici, Madame Bovary sono io, ma allora, no, te devi prendere le responsabilità, non che addossi a una le problematiche tue, no, mi dispiace, perché poi uno, comunque. Ah, comunque da qui in poi lei, per lo shock che lui l'ha abbandonata, si mette a letto, si rialza dopo 6 mesi di cure del marito che dalle corna non passa dalle porte, ma che nel frattempo non si accorge di niente, perché questo è un altro che quando distribuivano la presenza a se stessi lui stava in fila per la forfora. Comunque in breve Madame si incapriccia di un altro e ricominciamo la tiritere, i corteggiamenti, i baci sotto la luna, le notti, nel frattempo spendi e spandi, fai buffi con tutto il paese e le pignorano pure il latte detergente. Alla fine, siccome stavamo sereni, lei si avvelena con l'arsenico e se ne va al creatore. Allora io voglio dire, no? Non è colpa nostra che il matrimonio non va bene, non averlo non va bene, avere l'amante non va bene, non averlo non va bene, avere i soldi non va bene, non averli più non va bene. Poi a un certo punto tu ti segni a yoga, tu metti l'accento agli esametri, fai la pasta brisée, no che stiamo 320 pagine a dire vediamo se tra questi scatta un po' l'amore, invece prima sì, poi no, poi vi va, poi non vi va, poi lei muore, poi muore lui, poi muore pure la ragazzina. No, non fate come vi pare, basta, Madonna, che angoscia, il romanticismo, il sentimentalismo, la repressione sessuale, la società patriarcale, ascoltaci, oh Signore, allontana da noi, noi stessi, non se ne puote più di noi, non si sostiene, allontanaci e facci perpetuare in qualcosa di diverso da noi, in un pomodoro col riso, in un potus, screaci, decreaci e reimpasta il nulla che è già abbastanza da sopportare. Buono! Vendicato, Flaubert! Grazie! Grazie. Ci siamo tolte un peso! Eccoci qua, che abbiamo adesso? Posso dirti, certo che... Certo, aiutarmi nella scaletta, zero, eh? Cioè, grandi tacchi, grande vestito, ma quando è il dunque, vabbè. Senti una cosa, però, a proposito del mio vestito, certo che per essere una festa delle cretine non c'è un mojito, non c'è un balletto, c'è niente di divertente. Allora, ci sono delle ospiti meravigliose, se tu ascoltassi quello che dicono potresti imparare qualcosa, capito? Sono tutti esempi di donne molto valorose. Sì, tutte donne. E beh, che c'è? No, cioè, no, va benissimo. Ah, beh. Se non hai neanche un ex con cui uscire. Allora si esce con le amiche solo... Sì. Cioè, le donne sono importanti, Martina. Voglio dare questa notizia. Hanno fatto, perché non lo dico, sono rimaste invisibili per tanti motivi che non le sto a spiegare, ma hanno fatto la storia dell'umanità. Questo è vero, questo è vero. Le donne hanno fatto un sacco di cose importanti, scoperto un sacco di cose importanti. Senza le donne non avremmo lo smalto, la piastra per i capelli, la ceretta alla brasiliana, non avremmo neanche il folletto, anche se io non lo uso, però lo usa la mia Golf. Martina, ma che ce ne sei? Allora, le donne hanno inventato, tanto così, la fotografia del DNA, la radioattività, il primo algoritmo del computer, l'ha inventato una donna, non lo dicono, ma è così. Serena, tu durante il giorno, quante volte usi la radioattività? Dimmi. Ma perché? Mi sono messa in questa situazione. Userà di più la ceretta, no? Comunque, il baffetto te lo potevi fare.
Le stiliste hanno riaperto. Hanno riaperto da poco. Te la vado a prenotare. Te la vado a prenotare io. Vabbè, faccio questa cosa, faccio questa cosa. Ti vado a prenotare l'estetista, Serena. Marco, largo, tieni largo, eh. Quadratura larga. Serata a teatro. Bellissima sala Petrassi. Saluto il pubblico delle volontarie e delle attrici. Che però è calorosissimo, grazie, guarda. Veramente ci riempite il cuore. Attrice! Comica e trampoliera, mi dicono. Danza sui trampoli pure, ma stasera non lo farà. Finalista con Stand Innovation nell'ultima edizione di Italian's Got Talent, è con noi Laura Formenti. Artless.io. Ah, buonasera. Si parla tanto di politicamente corretto. Però l'altra sera uscivo dalla stazione centrale di Milano, no? E vedo questa donna velata per motivi religiosi. Allora, so che non è bello da dire, so che il tema è un po' controverso, però onestamente è la mia opinione. Cioè, che una donna sia costretta a conciarsi in quel modo a causa di una religione, a me da donna, posso dirlo, mi fa un po' arrabbiare. E allora con rispetto, giuro, con rispetto, mi sono avvicinata e ho detto a tutta la mia solidarietà, suor Angela. Sì, perché a volte essere donna è un po' complicato. Cioè, è bello essere donna, a me piace fare quelle cose che facciamo noi donne, no? Quelle anche un po' simpatiche, tipo la ruota quando le mie cose. Andare da mia mamma a dire, mamma, ho un fastidioso prurito intimo. Avere il sesto senso, no? Il tipico sesto senso femminile, il senso di colpa. Però devo dire la verità che sarei curiosa, per una volta, di essere un uomo. Cioè, mi piacerebbe svegliarmi una mattina e radermi, così, in posizione eretta, dignitosa, così, e non sempre così. Cioè, com'è essere un uomo? Com'è? Cioè, qua c'è poco da chiedere, ma... Cioè, io me ne... No! Vabbè, ma tu lo sappiamo che hai cambiato... Però, non diciamolo pubblicamente. Cioè, allora lo chiedo a te. Dico, cioè, com'è sedersi su una propria palla? È più... Un'emozione, mi chiedo sempre, è più la sorpresa o il dolore? Non lo so, no? Cioè, com'è essere un uomo? Com'è avere torto? Cioè, a me non capita mai, non so, no? Cioè, io vorrei essere un uomo, svegliarmi la mattina, aprire l'armadio e dire, stamattina non so proprio cosa mettermi. Mi staranno meglio i pantaloni o i pantaloni? Cioè, vorrei anch'io, come gli uomini, 200 categorie diverse di YouPorn. Tutte fatte proprio pensate per me, con quelle cose che piacciono un po' a noi, tipo pancetta, addominalato, stempiatino, piastrellista, ingegnere, Alberto Angela, sì. Cioè, com'è essere un uomo? Com'è quando un meccanico ti parla come se fossi una persona normale, che capisce? Non mi succede mai. O l'amore, no? Anche gli uomini si innamorano. Cioè, credo si innamorino, no? Si innamorano e a volte soffrono anche per amore. E allora mi dico, però, se le cose vanno male, per una volta nella vita, invece della solita amica, vorrei un amico che mi dicesse, ma sì, dai, tanto il mondo è pieno di figa. No. Cioè, io vorrei essere un uomo per essere invitato come ospite d'onore ai congressi sui diritti delle donne. Così magari mi ascolta. No, com'è essere un uomo? Com'è usare lo spazzolino vibrante solo per lavarsi i denti? Cioè, lo potremmo usare anche noi, però che spreco, no? Allora, devo dire la verità. Poi alcuni mi dicono, però, insomma, non parlare male degli uomini. Io non parlo male degli uomini. Cioè, perché ci si aspetta sempre che una comica donna parli male degli uomini? No, perché non parliamo male degli uomini? Voglio dire, già moriranno 7 anni prima di noi. Perché infierire? No, che cazzo si inventano pur di non buttare la spazzatura. Ecco, poi essere donna ha anche dei grossi vantaggi. Per esempio i complimenti. A noi donne fanno più complimenti, diciamocelo, più complimenti, come sei bella. Molto spesso alla fine degli spettacoli, non so, sarà capitato anche a voi, dicono, non so, sei brava, cavolo, sei davvero... brava per essere una donna. Grazie, sei gentile, sei davvero, davvero molto gentile per essere un coglione. Grazie. Laura Formenti! È vero, ogni tanto sto guardando le facce dei cameraman, che noi vi amiamo, eh. Non ci fate inquadrature ballerine, cioè, perché so riflessioni.
Sono riflessioni culturali che noi stiamo facendo questa sera. In realtà, sotto forma comica, ma è un dibattito, quindi no, perché ho il terrore che ci boicottino la regia. Allora, autrice, attrice, la sua seconda casa è il teatro. Il suo lavoro, spesso incentrato sul rapporto tra comicità e poesia, l'ha vista affrontare con leggerezza e ironia temi importanti come l'omosessualità femminile. Benvenuta, Libere di essere, Anna Gaia Marchioro! Grazie. Allora, aspetta che rimetto questo. Ti serve? Esatto. Come? Mi ballettizzo. Ballettizzati, come a Sanremo. Grazie. Allora, io credo di essere qui a proposito di sesso, ma perché è una particolarità. Io sono una fanatica di etimologie, nel senso che a me proprio mi eccitano fisicamente. Cioè, a me quando ho un appuntamento mi spiegano l'origine di una parola, io mi spoglio subito così. Se poi qualcuno mi parla in greco antico, la do. Che tra l'altro io non ho studiato greco antico, quindi non lo so, per me posso dire quello che... Ma ho sempre avuto questo amore in generale per le parole, perché sono parabole dal latino, proprio etimologicamente parlando, cioè raccontano delle storie. Allora, per esempio, io la prima volta che ho sentito la parola lesbica, che tra l'altro vuol dire originaria dell'isola di Lesbos, e basta, avevo circa 16 anni, e vivevo ancora in Veneto e stavo facendo il gioco della bottiglia. A un certo punto la bottiglia si ferma su di me e poi su Manuela, che era la più figa della scuola, e uno interrompe il gioco e dice: «Eh no, ma non vi potete baciare perché sennò vuol dire che sei lesbica!» Io che sono ipocondriaca penso a una malattia mortale e svengo. Manuela, che però aveva dei rudimenti di primo soccorso, mi fa la respirazione bocca a bocca. A quel punto io rinvengo e svengo 4-5 volte. Però la sera, nel dubbio, vado a casa da mia nonna e dico: «Nonna, ma...» che era la mia confidente, faccio: «Nonna, ma io sono lesbica!» E mia nonna dice: «Ma no, amore, te sei soltanto un poco presbite!» E così, grazie a lei, in realtà quella sera io ho capito anche il senso della parola rispettare, che se non sapete deriva dal latino spectare, che vuol dire guardare. Quindi rispettare significa riguardare, guardare due volte, guardare meglio. Non vi dico quanto io avrei guardato Manuela, l'ho rispettata tantissimo, soprattutto quando giocava a pallavolo. Però nel dubbio di vederci chiaro sulla mia omosessualità, ho cercato inutilmente di nasconderla a mia madre. Per fortuna Manuela era la figlia del dottore, mia mamma come me è ipocondriaca, e quindi questo fatto che c'era un medico di mezzo l'ha rassicurata. Mi ha anche detto: «Ma no, guarda, meno male che sei lesbica, Anna Gaia. Avevo paura che tu fossi vegana!» Tra l'altro io sono anche vegana, però non voglio dirlo a mia madre. Anzi, se si può togliere questa cosa poi... No, non vorrei darle proprio oggi la festa della mamma questo dispiacere. Non riesco ancora a dirlo a mia madre di questo fatto. Invece, a proposito di parole, un'altra che mi ha sorpreso, ma molto tempo dopo, tipo 5 anni fa, è gender. Gender. Io mi ricordo la prima volta che ho visto la parola gender, ero in tournée nelle Marche, fuori da un circolo Arci c'era scritto: «Più gender, meno gengiviti». Ho pensato: sarà un colluttorio. Poi dopo, cioè, 4 anni fa, una mattina all'improvviso tutti a parlare del gender, e tutti che avevano una roba da dire sul gender, la teoria gender, già di qua, già di là. Ok, breaking news, gender vuol dire solo genere, in inglese, e basta. Cioè non esiste nessuna teoria gender, è proprio una fake news, perché non ce n'è una, ce ne sono tantissime, capite? Però noi italiani siamo così. Quando è in italiano è solo una parola, poi in inglese diventa una teoria. Allora, se qualcuno mi dice che ha un problema col gender, realmente l'unico problema che ha è con l'inglese. Dopodiché, io in tutto questo percorso sulle parole devo dire che la mia preferita in assoluto ultimamente è fluidità. Che arriva da fluere, no? Essere in trasformazione, in divenire. A me piace tantissimo questo, proprio come concetto metafisico. E quindi sono dovuta andare da mia nonna, che dopo anni aveva imparato a dirlo alle sue amiche che ero lesbica. Le ho detto: «Nonna, non devi più dire che io sono lesbica, perché io sono fluida!» E lei mi ha risposto: «Va bene, amore, vorrà dire che avrai preso un poco di freddo, ti passo l'imodium!» Faccio: «Nonna, no, guarda, è una cosa, cioè, metafisica, eh?» Alla fine sono riuscita a convincerla che non era un problema gastrointestinale. Però lei ha ribadito: «Sì, ma tu ricordati che l'amore prende sempre allo stomaco!» Che è diverso
ovviamente, che prendere a calci nello stomaco o essere presa a calci in generale. Oggi nelle piazze si protestava per il DDL Zan, che non è ancora passato, che è la legge contro l'omotransfobia e misoginia, di cui ce n'è bisogno, ovvero tempo scaduto. A me è capitato, per esempio, in quanto lesbica dichiarata, che mi odiassero, no? Su Instagram un tipo, vedendo una foto dove mi baciavo con la mia ex, mi ha scritto: ma come fai a baciarla? Ma fai schifo, ma vergognatevi, non fatelo davanti ai bambini. E poi siete anche grasse. Così. Io peraltro, devo dire la verità, io ero entusiasta di aver trovato qualcuno con cui sparlare della mia ex, però diciamo che lui, dopo avermi insultato, è sparito. Ecco, allora, odiare ci rende cattivi. E cattivo, dal latino, deriva da captivus, che vuol dire prigioniero. Quindi, incredibile, il contrario di cattivo non è buono, ma libero, ok? E quindi... quindi direi, quale slogan migliore che dire liberatevi, siate libere, siate liberi dai pesi, dalle zavorre, da chi vi vuole male, libere di essere. E nell'amore seguite solo le farfalle. Anna Gaia, buon chiaro. Posso dirti una cosa? Hai sentito che l'europarlamentare, perché mi sembra che europarlamentare Antonio Tajani, non sanno più le ragazze addentro, la politica, ha detto: una famiglia senza figli non esiste. Ma allora perché non riconoscono legalmente le coppie omosessuali con figli? Ma questo è un grande mistero della politica. Mi viene da dirti una cosa, Serena. La risposta è dentro di te, e però è sbagliata. Grazie, lo immaginavo. Anna Gaia Marchioro. Allora, posso dire una cosa? Era andata bene, abbiamo fatto anche una cosetta un po', capito? Abbiamo... sì, vabbè, ste cose, però posso dire una cosa? Tutta sta fatica per riaprire i teatri, per fare una serata così. Cioè, questo. Passiamo alla prossima ospite. Capirai, la prossima ospite. Chi è? Una che ha scritto un libro che non ha letto nessuno? Una che ha 100 follower su Instagram? Anzi, magari non c'ha neanche Instagram! La prossima ospite ha circa 320.000 follower. Scommetto più di lei. Sì! Michela Giro! Amica! Hai vicina, capito? Vieni, perché con me facciamo una storia! Facciamo una storia subito! Finalmente qualcuno di valido! Come si chiama questa? Carità. Bene, eccoci qui. Scusa, fatti presentare però anche tu. Vai. Fai un attimo quella che... Vado qua dietro? Sì, vai dietro. Vado. Prorompente, irriverente, sarcastica, un'attrice comica che ha debuttato in teatro, ha ottenuto uno straordinario successo, prima sui social e ora con LOL, il programma dove era vietato ridere, ma voi avete il permesso di farlo. Michela Giro! Minuti per prendere eccomi qua! Buonasera! Fatemi un applauso come se fossi nuda! Che calore, sembra il DDL Zan. Allora, ciao a tutti, io mi presento, sono Michela Giro, insomma non so, qualcuno di voi mi ha visto fare stand-up comedy, non la faccio più. Ormai, come sapete, sono una cantautrice impegnata, no? Insomma, ho fatto tra i miei brani Mignottone Pazzo, La Fregna con l'Ukulele e La Radical Chic va alla manifestazione per i 600 euro dell'INPS, ma la casa a Capalbio. Vado, insomma, con il mio testo. Figli. Per fortuna non ne ho. Non potrei sopportare di avere in giro per casa una persona composta per metà di me e per metà del mio odio, che mi ripaga degli sforzi economici fatti per sostenerlo, cagandosi addosso, anche fino a 15 anni. Che poi se ti va bene ti diventa il fondatore della tribute band Il Volo, e se ti va male ti guarda in faccia appena inizia a puzzare con la tuta accettata della Diadora e le pezze sotto le ascelle che sembra il lago Trasimeno e ti dice: mamma, io ti odio, tu mi odi, ma ridammi i sordi.
E poi si sa, i figli sono portatori di ansie. Starà bene? Starà male? Avrà fatto la cacca? Oddio, che mondo stiamo lasciando ai nostri figli? E non li fate, sti figli, che palle! Già la vita è piena di problemi, ma chi vi costringe? A parte quei 40 parenti che a Natale vi dicono «Ma quando ce lo fate un figlio?» Ah, e anche la società. Sì, perché in Italia se non fate i figli vi guardano male, ma vi guardano peggio. Quando a un colloquio di lavoro ti chiedono «Ha per caso intenzione di fare figli?» Come se ti chiedessero «Ha per caso intenzione di svaligiare una banca e uccidere gli ostaggi?» No, no, guardi, ecco le mie tube, le annodi come un nodo Savoia. Una coppia in Italia su 6 ha detto che non rifarebbe figli perché comportano troppi sacrifici e poco tempo libero. Porelli, no, sapevano. Pensa quando gli diranno che la terra è piatta. Brivido in sala. Però dai, in effetti ci sta che uno prenda sotto gamba l'impegno di fare figli. Dopo «Non sapevo di essere incinta», un nuovo reality sui genitori italiani. Non sapevo che sarebbero stati cazzi. Ma non è sempre colpa di questi piccoli e teneri rompicoglioni se voi genitori non avete più tempo libero. Siete voi che state addosso a sti ragazzini 24 ore su 24. Non li mollate mai. E ci avete le telecamere, il baby monitor, i sensori nel pannolino. Oh, regà, ma non è un figlio, è Todorino al 41 bis. Un chip nel pannolino che manda l'SMS per avvertirvi quando il bebè fa la cacca. E chi la fa più la cacca, Costanzia? Oh, signori, la cacca è una cosa seria. Ci vuole privacy, concentrazione, estro. E io lo so perché sono stata in barca una settimana con 4 persone e non l'ho fatta mai. Mai! Mi volevano scaricare come una zavorra a Caporna. Pensate che quando toccavamo terra, io tipo... Ma poi, genitori... Perché volete un SMS nel pannolino? Ma come? Vi siete fatti una famiglia per non sentirvi soli e l'unica che vi messaggia è la cacca di vostro figlio. Ah, oh, poi se serve uno stronzo che vi messaggia, so piena d'ex. Buona questa, segnatela. In sostanza, il problema dei genitori moderni è questo. Sono diventati degli stalker dei loro figli e i bambini non ne possono più. Sentite cosa dice la coppia più bella del mondo 2.0, Jessica Biel e Justin Timberlake. Durante la quarantena persino loro hanno ammesso che fare i genitori 24 ore su 24 non è umano. Anche nostro figlio vorrebbe una pausa da noi, e lo credo bene. E l'ha detto il figlio di Jessica Biel e Justin Timberlake. Pensate che direbbe vostro figlio che ha 2 genitori che fanno schifo! A peggiorare tutta questa pressione sui figli c'è poi il tipico concetto di famiglia italiana, una mostruosità di cui ci vantiamo da millenni, un incrocio tra il sacco di Roma e una puntata di Paperissima, sangue, morte, distruzione, ma comunque vicine, vicine. I genitori italiani ricattano i loro figli al grido di «Sei mia figlia, sei nata da me!» Grazie, saluto i miei. Dove sono? C'è la telecamera? Saluto i miei. In sintesi sono come la camorra che dà i soldi a strozzo. I genitori ti danno la vita, ma la rivogliono a rate con un interesse del 300%. Infatti il prossimo bestseller di Saviano sarà La paranza ai mammata. E i genitori poi si stupiscono se i figli dopo anni e anni di questi ricatti morali fuggono e vanno a vivere da soli. Fenomeno che in Italia si verifica più o meno intorno ai 50 anni. A quel punto i genitori si trasformano in Morgan a Sanremo. Che succede? Come se non bastasse, in Italia genitori e figli possono spadroneggiare ovunque. Facciamo un esempio. Avete presente quando vi muore quella zia che non sapevate di avere a Fiuggi e per festeggiare spendete tutti quei 700 euro in una borsa di Vuitton? E arriva un bambino che inavvertitamente ci vomita sopra e i genitori minimizzano. Sì, ma sono bambini. Provate voi a vomitare sulla borsa di carpisa della mamma e dirle ma sono partita IVA al regime dei minimi. Non gliene frega una mazza a nessuno. Tanto tu non sei sposato e non hai figli, quindi a che cazzo servi? Perché tanto i singoli in Italia sono un po' come i curdi in Siria. Nessuno se li incula. Michela Giro, scappa prima che torna Martina. Grazie. Sceneggiatrice televisiva, storie editor, scrittrice e dal 2016 stand-up comedian. Nella vita ti affanno a cercare qualcosa che sia la soluzione dei tuoi problemi e poi ti accorgi che devi prima cercare te stessa. Stasera proviamo a capire se si è trovata. Daniela Delle Foglie! Leggio, non leggio? Artlist.io.
Buonasera. 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 Allora, io sono molto contenta e sono anche molto emozionata di essere qui stasera e di esibirmi, perché io non mi esibisco da tantissimo tempo. Cioè, tenete presente che quando mi esibivo io, il virus che mi preoccupava era il papillomavirus. Per cui si facevano un altro tipo di tamponi, non si facevano in farmacia, non si facevano per strada nei gazebi e neanche al drive-in, perché fare il tampone del papillomavirus dalla macchina è un po' complicato. Però io stasera voglio parlare d'amore, voglio parlare della relazione più bella, più stabile, più intensa della mia vita, quella con il mio analista. Perché per lui nei miei confronti è stato proprio un colpo di fulmine. Cioè, nei primi tempi, lui mi ha proprio chiesto subito se potevamo vederci 3 volte alla settimana, che è un passo molto importante, il passo che precede la convivenza, il passo prima che il tuo analista ti lasci un cassetto dove mettere il pigiama e lo spazzolino. E tra l'altro mi ricordo che lui era così preso da me che faceva questa cosa di chiedermi 2 sedute una dopo l'altra lo stesso pomeriggio, e proprio questa cosa mi mandava invisibile, perché è come quando sei a letto con qualcuno che vuole fare ininterrottamente sesso con te e fa solo la pausa sigaretta, quindi proprio mi faceva sentire speciale. E mi ricordo una seduta in particolare in cui gli feci una domanda, gli chiesi: senta dottore, ma secondo lei io diventerò mai una persona normale, una donna normale? Lui mi disse: ma perché lei vuole diventare davvero una donna normale? E io gli risposi di sì, perché io volevo proprio diventare una donna con un lavoro normale, che la domenica va a messa, poi il pomeriggio va al centro commerciale e ha accanto un uomo che la ama così tanto che poi la uccide. Questa è... Ora, a parte queste battute, no? su questa nuova normalità che è terribile, io vorrei farvi riflettere su una cosa, cioè che se sei una donna è molto più probabile che tu muoia se sei sposata, convivente con figli, piuttosto che se sei single e vai su Tinder e ti diverti, no? Io vorrei farvi riflettere su questa cosa, perché tempo fa ho scritto una puntata di una serie di Rai 1, diciamo anche quale, Don Matteo, e in cui nel giallo di puntata la ragazza che usava Tinder finiva in coma a minuto 2. Ora, io però ci tengo a sottolineare questa cosa, perché stasera posso parlare a nome mio. Tinder non è pericoloso, perché voi non è che la sera tornate a casa, ogni giorno c'è una notizia di una ragazza che usa Tinder e muore, no? Il problema su Tinder subentra se tu incontri uno, se vi piacete, se vi frequentate, se vi fidanzate, vi sposate e poi lui vi uccide. In questo caso Tinder è pericoloso, perché la verità è che il vero pericolo sta nella monogamia, non nel darla via. Questo io vorrei fare proprio... Vorrei fare le magliette. Però per cambiare questa normalità terrificante, noi dovremmo proprio davvero cambiare tutto, cambiare ad esempio il modo in cui educhiamo le bambine. Dovremmo smetterla di vestirle da principesse a carnevale, smettere di insegnare loro ad aspettare il principe azzurro e ad avere paura dell'uomo nero, perché è molto più probabile che il principe azzurro che le ucciderà e l'uomo nero si rivelerà magari solo una splendida serata. Cioè... E noi dovremmo, secondo me, cambiare i finali dei cartoni della Disney, no? Adesso se ne sta parlando molto ultimamente. Io propongo di cambiarli in maniera più, purtroppo, realistica. Ad esempio Cenerentola, no? Cenerentola, dopo essersi sposata con il principe, verrà trattata da lui molto peggio di come veniva trattata dalla matrigna e dalle sorellastre, e verrà trovata con il tacco della scarpetta conficcato nella nuca, e tra l'altro a trovarla sarà Don Matteo. Oppure La Bella Addormentata nel Bosco, perché tutti parlano di Biancaneve, però Aurora, stessa cosa, La Bella Addormentata nel Bosco, fondamentalmente il finale sarà così: il principe la sveglierà con un bacio, dopodiché loro si sposeranno, avranno un po' di anni di matrimonio felici, lui la picchierà così tanto che lei finirà di nuovo in coma, solo che a quel punto lui non potrà risvegliarla perché sarà in carcere. E poi l'ultima, che è il mio cartone preferito, che è La Sirenetta, in cui fondamentalmente lei si sposa con Eric, il principe, e dopo un paio d'anni di matrimonio diventa una scatoletta di tonno.
Però io voglio lasciarvi un messaggio di speranza, nel senso, io ho incontrato un uomo molto buono, un uomo sensibile, siamo insieme da qualche anno, abbiamo anche deciso di sposarci, solo che il giorno dopo che l'abbiamo deciso è scoppiata una pandemia. Questa cosa non succedeva da 100 anni, naturalmente doveva succedere quando mi dovevo sposare io. Però io ho un sospetto che questa storia di Juan, del laboratorio, in realtà c'entri il mio analista, che non mi ha mai dimenticata, quindi probabilmente è così. Grazie mille. Veneno delle foglie! Grazie. E adesso parliamo di un'attrice d'eccezione, formatasi alla straordinaria cucina del laboratorio di Gigi Proietti, approda subito dopo alla televisione in programmi come la TV delle ragazze, eccetera, eccetera, dove si è subito imposta per il talento e la simpatia. Attrice, comica, imitatrice, ma soprattutto una vecchia amica. È con piacere che invito su questo palco Francesca Reggiani. Grazie. Buonasera, Reggio, non Leggio. 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 Anche se si leggia poco per la vista, però Leggio, perché io sono un po' emozionata, è un sacco di tempo che una non si esibisce con un pezzo anche, come si dice in gergo, marcio. Che vuol dire? Nel senso che uno lo dovrebbe sapere con la memoria. Scusa, è un modo di dire, lo spiego anche, esatto, a chi fa un altro lavoro. Eppure è molto emozionante, quindi vi ringrazio a tutte quante. Francesca Reggiani! Allora, in una società che ha fatto dell'eterna giovinezza una categoria morale assoluta, la vecchiaia è mal vista, in particolare per le donne. Diciamo immediatamente che dimostrare i propri anni veri per una donna è una colpa. E talmente grave, come se una avesse così fatto una rapina a mano armata, no? Un reato gravissimo punibile per legge. Infatti, fra un po' ci manca pure che ci multeranno su questa cosa qui. Magari una bella mattina una scende per strada, c'è un poliziotto che ti ferma, il vigile urbano, signora, accosti con la paletta, anche se una sta a piedi, deve accostare a piedi. Carta d'identità. Ma come se li porta male? Signora, lei è al corrente del fatto che secondo le normative, eccetera, 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 c'è una multa oggigiorno su quelle occhiaie inguardabili? Che fa? Concilia o fa subito un lifting? Per gli uomini no, per l'uomo è molto diverso. Per l'uomo, anche quando è vecchio, quando è anziano, piace, seduce, affascina, sprigiona seduttività da tutti i pori, pure da vecchio. Quindi si deduce che sia seducente fino alla morte. La donna invece abbiamo visto che ha una data di nascita e una di scadenza, scade un po' come il latte, come lo yogurt. Io direi intorno ai 38, perché già a 40 sei un po' scadutella, Quindi nell'uomo la ruga fa vissuto, la stempiatura fa intelligenza, la stronzaggine fa carattere. In più gli uomini, c'è una grande ingiustizia, sono diciamo meglio serviti dal tempo che passa. Pure quelli brutti, avete visto i bambini quelli brutti, quando i ragazzini sono brutti, brutti, ma proprio dei cessi coi pedali fin dall'adolescenza. Eppure col passare dei decenni l'uomo diventa sempre interessante. La donna col passare dei decenni diventa interessanda. Cioè, si interesserebbe volentieri a qualcuno, un gerundio speranzoso, da cui noi deduciamo che la donna, per essere piacente, per essere guardata, per essere accettata, debba essere un po' come immagine velina, letterina, meteorina. Ci hanno appioppato questa desinenza in Ina, ce la porteremo fino alla tomba, alla tombina. La donna deve essere perfetta,
perché la perfezione, la bellezza naturalmente si può quotare anche in borsa, è vendibile, la borsettina. Il corpo della donna è affisso nelle stazioni, negli aeroporti, dietro agli autobus, sulle riviste patinate, deve essere a portata di mano, di sguardo, sfogliata, spogliata, sul suo corpo. Hanno messo una taglia, la 42, o ci stai dentro o sei tagliata fuori. La donna per piacere deve essere un pochino come l'acqua, altissima, finissima e magrissima, perché ovviamente la vera femme fatale c'ha una femme che non ce vede. In effetti la vera femme fatale di queste proporzioni non si è vista mai. L'om sì, perché l'om pure se è un baril, si dice che rassicur. Comunque, per essere altissima, finissima e bellissima, io ho delle amiche che vanno in ansia. Se hanno un cuscinetto in più, un etto in più, e quindi si mettono a dieta dalla mattina. Prendono dalla mattina, signora, una scatola di cartone che contiene un biscotto che pare che hai catturato un insetto morto. Il biscotto contiene lo 0,1 caloria che ti dà le energie sufficienti per rimettere a posto la scatola, andare al bar a fare colazione, se no svieni. Mi pare di capire quindi che la donna per piacere, per essere piacente, debba naturalmente posare molto, pesare poco, pensare anche meno, perché la materia grigia è brutta, è grigia, è vecchia, e alla donna non è tanto dato da invecchiare, tant'è vero che noi, fin da piccole, fin direi dal liceo, mica, liceo, poco più, creme, cremine, cremette, ialuronici, rimpolpanti, rinvigorenti, idratanti, cioè noi ci concentriamo su una estrema unzione generale. Quindi mi pare di capire alla fine che, si sa, Dio ha inventato l'uomo a sua immagine e somiglianza e il chirurgo plastico ha inventato la donna, ma le ha tolto ogni immagine, ogni somiglianza, l'ha cancellata con la gommina da cancellare, l'ha nascosta dietro una specie di burca di plastica, di silicone. Quindi la mia ultima domanda a voi è: scusate, ma se la plastica e il silicone sono materiali non biodegradabili, ma non è che indomani alla donna gli tocca pure una sepoltura differenziata? Grazie! Francesca Reggiani! Vabbè, siamo amiche da tempo. No, ti voglio dire questa cosa, no? Noi ci conosciamo da... Ma siamo le uniche che non si sono rifatte. No, avessimo io, guarda, io ancora non lo so. Perché poi io non sono contrarissima. No, manco io. Per ora però... non ci ho avuto quella spintarella, che dite? No. Cioè, io poi sera non mi sono rifatta neanche il naso. Ci ho avuto coraggio perché dico, vabbè, no? Di fronte a Dio siamo tutti uguali, ma de profilo? Che rimane un interrogativo nella mia vita da fin da piccola, pensa. E non sono contraria, dicevo, però secondo me, come tutte le cose della vita, uno deve avere la... vai uno deve avere la misura, perché sennò a domino ci sono delle persone che iniziano a usufruire. È quella la paura, è quella la paura che tu inizi, la mano. Che ti piglia la mano, bravo. Esatto. E quindi inizi e non sai più dove finisci, per cui magari a quel punto una si fa il naso all'insù, però a quel punto sarebbe brutto il naso all'insù, la palpebra a raglan. Ritira su pure la palpebra. A quel punto però è molto brutta la palpebra crescente e lo zigomo calante. No, certo. Devi tirare su pure lo zigomo. Qua. È chiaro. A quel punto non ti piglia più la bocca, stai così. E diventa, no, è sotto lo zigomo, rifatti pure la bocca e a quel punto hai uno scarsissimo décolleté. Quindi conviene oggi con la chirurgia ambulatoriale una bella quinta, una bella sesta. Entri in clinica alle 8 del mattino, esci alle 17. Sei informata? Mi sono informata. A quel punto però effettivamente cambi baricentro, stai qua. Per cui o vai in giro con bastoncino ogni tanto dei puntelli, se no caschi a faccia avanti. No, stai esagerando. Come certo. Caschi a faccia avanti, il chirurgo da dietro dice: signora, guardi, lei ha delle natiche mortificanti. E quindi? E una poveretta si ritira su pure le natiche. Già che a ci sei. A quel punto però effettivamente de profilo fai a figura tua. Però non puoi passare tutta la vita de profilo. Eh no. Come a sfinge. Come ti metti di faccia, quella ti dice, vedi, come si mette di faccia...
fammi vedere, va dritta giù come lo scaldabagno della nonna. Signora, lei si deve permettere, proprio perché è intelligente, una piccola aspirazione, una liposuzione per dare forma ai fianchi, alle cosce, e nella confusione generale una poveretta ci pensa pure e dice: ma forse questo c'ha ragione, anche perché una vita senza aspirazioni, ma che cazzo di vita è? Francesca Ruggeri, grazie, a vivere di essere. Grazie. Una vita senza aspirazioni. Che cos'è? Buonasera. Hai cambiato pelle? Sì. Non sei più? Non sono più Martina dell'Ombra. Io sono Federica Cacciola. Buonasera, grazie. Martina dell'Ombra è un personaggio di finzione, un personaggio che non esiste, come Paperino, Babbo Natale, Di Maio. Prima di inventare Martina dell'Ombra, io facevo una vita assolutamente normale. Le mie giornate trascorrevano tranquillamente senza che nessuno mi dicesse vaffanculo Troia. Incredibile. Oggi me lo scrivono sotto ogni post. Che bella giornata, vaffanculo Troia, grazie signora, buona domenica anche a lei. Il mio primo video ha ricevuto oltre 3.000 commenti, quasi tutti di insulti, tranne quelli che non insultavano me, ma mia madre. Io però ho un grosso privilegio, a me mi insultano tutti, tutti. Quelli che pensano che io sia seria mi dicono: sei una razzista, brutta troia. Quelli che capiscono che io faccio satira mi dicono: sei una comunista, brutta troia. Quelli che non capiscono che faccio l'attrice mi dicono: trovati un lavoro, brutta troia. Quelli che capiscono che faccio l'attrice mi dicono: cambia lavoro, brutta troia. Se metto una foto scollata mi scrivono: hai le tette rifatte, brutta troia. Se metto una foto accollata mi dicono: almeno mostra le tette, brutta troia. Insomma, sul web brutta troia è come il nero, sta bene con tutto. Che poi fosse solo troia, ma perché devono sempre aggiungere anche brutta? Che poi per una troia essere brutta è un problema non indifferente, parti enormemente svantaggiata. Io ho ricevuto tanti insulti, però l'insulto più bello in assoluto è: vorrei pisciare sulla tua lapide. Pensateci, è stupendo. Non ti puoi offendere se ti scrivono vorrei pisciare sulla tua lapide. Innanzitutto perché sei una lapide, di base sei morto, quindi te frega. E poi perché lui non dice vorrei ucciderti, seppellirti e poi pisciare sulla tua lapide. No, lui aspetta che muori di morte naturale, magari dopo 50 anni. Quindi dopo 50 anni lui riceve questa notizia che ha aspettato per così tanto tempo. Allora, de notte, esce di casa, cerca il cimitero, cerca la lapide, la trova, si abbassa i pantaloni, si abbassa le mutande, lo tira fuori, constatando che non è più quello di una volta. E finalmente piscia sulla tua lapide, dichiarando così fallita la sua vita, la sua dignità, ma soprattutto la sua prostata. Ma che cos'è che ci ha reso così incattiviti? Molti dicono che sia la tecnologia, il web. Io sinceramente non ci credo, perché il mio prozio Pinuccio insultava e dava della troia a tutte quelle che vedeva in televisione e lui internet non ce l'aveva. Io penso che il problema, come sempre, siamo noi. Perché il telefono, il computer, internet, lo puoi sempre spegnere. Gli stronzi, invece, non si spengono mai. Federica Cacciola! Un po' di musica, voglio chiamare tutte le attrici sul palco, sono state con noi. Michela Giraud! Un po' di musica, grazie Marco, la regia. Laura Formenti, Antonella Attini, Anna Gaia Marchioro, Gioia Salvatori, Daniela Delle Foglie e Francesca Reggiani. Tutte libere di essere e felici di essere qui questa sera. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in streaming. Venite pure più avanti.
Music licensing. Venite avanti, cretine! Grazie al calore delle volontarie e delle rappresentanti di Dire. Grazie al pubblico che ci sta seguendo e ci vediamo domani per un'altra giornata del festival. Grazie di cuore, ragazzi. Grazie alla regia. Presidente. Artlist IO. Presidente di Dire, Antonella Veltri, vuole protestare? Ah, no. Vuoi parlare? No, voglio ringraziarvi. Ah, beh, vediamo questo. No, c'è troppa vicinanza. No, voglio solo ringraziarvi. Siamo contentissime di aver inaugurato una nuova stagione. Ci siamo divertite. Spero che anche chi ci abbia seguito da casa sul web si sia divertito. E niente, volevo fare una foto con voi. Ah, va bene. Avevamo paura che ci sgridava. No, avete... Siamo state molto politically correct. Ok, grazie a tutti, noi ci facciamo la foto e possiamo spegnere il collegamento. Grazie. Artlist IO.